in diretta da Cervia in provincia di Ravenna e su questo tappeto di terra sullo stadio Brian Filippi, che per la festa del calcio stiamo assistendo in questi giorni alle finali nazionali AICS. I contendenti di quest'oggi, due che si affronteranno, li vediamo in maglia blu GM Montaggi da Siracusa. Per quanto riguarda invece le maglie che vedete nere da Lucca e Nino, i due ragazzi, i gruppi di ragazzi si stanno salutando e tra pochissimo si inizierà gli ultimi accorgimenti della direttoria di gara, che ricordo essere due, li vediamo con questa colorazione arancione. E il match inizierà tra pochissimo, stiamo intanto osservando il sorteggio dei due capitani. Quello in difesa delle maglie blu, Zappino. Gran colpo di testa dei lucchesi, provano ancora ad inserirsi, e il Nino, grande controllo di Audi Josef, che ora lotta con la sua controparte, sempre con la numero 8 Conselmo, che in qualche modo recupera il possesso del pallone, prova ad anticipare, quindi Khalid riesce però ad avere la meglio, grandissimo il tocco del numero 7 del capitano, poi la palla profonda, se la mette lungolina, ma c'è il binomio a dar fastidio, provano dunque per il cambio di fronte. Guarda intorno agli Anò, che intanto dà anche disposizioni su come gestire questa fase di pressing sul binario di destra. Ancora le maglie nere che provano ad inserirsi come un flipper, pallone ancora per Audi, che poi con una finta qui eccezionale riesce a calciare in porta, e il rimpallo permette di portarsi a casa la prima rete. Audi Khalid ha tirato un colpo da cecchino, il proiettile che è rimbalzato sui giocatori in difesa. Palla lunga, cerca di anticipare, grande, ma tiro da canguro, un salto da canguro ha fatto Bolognese, è riuscito a prendersi la sfera. Tocco ancora per Josef, poi Mustafa. Lesci. Khalid. Prova il cambio di fronte, è un po' scomoda la giocata, riescono comunque a calciare. Con la cedra Riccardo, grandissimo gol dalla distanza. Tiro che si va ad insaccare, non è riuscito a prevederlo Zappino. Poi tocco di ritorno per Audi Josef, ancora 1-2 con Biase. Grande qui la cambio di fronte di Khalid, cerca di liberarsi dalla marcatura, la palla è buona per Audi Josef. Ancora Biase, Mohamed. Segui di giocare indietro, prova la triangolazione, ma è più veloce Greco sotto le gambe di Bolognesi. E arriva la sorpresa che spiazza tutti quanti. Per questi interventi si riparte ora da Zappino. Palla lunga, colpo di testa di Del Sorbo che prova ad intercettare, poi si mette il corpo di Conselmo davanti a far muro. La può rimettere in gioco Vagliano per Addati, scontro con Lesci, ma arriva il gol di Greco. Con un piccolo trambusto per un fallo, non si capisce bene, è riuscito ad inserirsi e a portarsi a casa il 2-2. Secondo tempo, ricordo inoltre che potrete vedere tutte le nostre live sulla pagina Facebook AICS Settore Calcio, dirette streaming. Per recuperare il possesso ci riescono, Pisano che si avvicina, intervento di Bolognesi che però non sembra abbia toccato la sedia blu, che si apposta, Bianchini sulla rimessa con le mani per Addati, il colpo di testa a scaricare a terra, ma è molto complicato, prova ad avere la meglio su Khalid, ma poi la presa salda di Bolognesi che spegne l'offensiva. L'ho battuto corto per Khalid, prova a farsi spazio, situazione spinosa per lui, si libera con Biase, con un tiro dalla distanza, l'ha toccata Zappino ma non è riuscito a farla sua, dunque sbloccato il passaggio. Che quando mancano circa 15 al termine della partita possono rimescolare le carte in tavola. Anticipo ancora di Khalid, la serve ancora per Biase, poi Josef con un altro gol arriva a consolidato il vantaggio a pochissimi secondi dalla gol del 3-2. Greco, parte il tiro qui, inaspettato, inaspettato devo dire, non ci credo. Non sembrava assolutamente che sarebbe entrata in porta, sembrava un tiro molto timido, molto debole. Forse l'ha presa sotto gamba Bolognesi, che si è poi lasciato sfuggire questa palla che si è andata ad insaccare sul secondo. Ottima le sistemazioni della barriera, parte il portiere Zappetti sotto l'incrocio, arriva il gol del pareggio.
inaspettato, Zappetti che era un po' malconcio da prima è riuscito a calciare in porta, si porta ora sul 4-4, scusate il gioco di parole. Stop di petto ancora di Addati, provano a farla loro, parte il destro e il gol del vantaggio che arriva. Guidano ora il timone, hanno invertito la rotta della nave che si chiama GM Montaggi e si sono portati in avanti. Regala una nuova emozione, ma la partita non è ancora finita, sono tutti ancora caldissimi. Prova a girarsi Josef, interviene Zappino, super intervento difensivo. Punizione ancora per il GM Montaggi che si può portare in avanti. Grande interruzione qui con la piede di Guastapaglia. Attenzione perché c'è il gol anche in 6. Sono riusciti nel miracolo calcistico, si portano ulteriormente in avanti. Qua dal portiere della GM Montaggi, la palla lunga stoppata dalla difesa, ma il controllo non è perfetto. Possono ripartire con Negri, col tiro dalla distanza. Bolognesi interrompe benissimo. Stavolta il sentiero è aperto, il pallone che arriva per Giusef, la triangolazione con Guastapaglia, ora messo un po' all'angolo da Bianchini che lo costringe a retrocedere. E c'è il triplice fischio a chiudere qui la partita. Io vi ringrazio per aver condiviso con me le emozioni di questo match, anche se purtroppo c'è stato qualche piccolo battibecco, ma purtroppo il calcio è anche questo. Un ringraziamento speciale da Lorenzo Armano di Live Sport Academy. Ci vediamo nel prossimo match.